Ciao Bettis.it, dopo I Love Dogs di Wes Anderson, dopo Show Dogs di Raja Gosner, arriva Dogman di Matteo Garrone, quindi continua il momento di canimania, continua il momento di dogmania dentro il cinema di oggi. Presentato in concorso al Festival di Cannes, da oggi nelle nostre sale il nuovo film di Matteo Garrone rielabora un po' la storia del canaro, ve la ricordate? Se non ve la ricordate, forse anche meglio, è stato uno dei delitti più crudeli e atroci della storia della cronaca nera italiana. Era la fine degli anni Ottanta, lui si chiamava Pietro De Negri, è detto il canaro non perché era un cagnaccio, ma perché puliva, voleva bene ai cani, faceva la toletta agli animali, come questo adorabile mingherlino all'inizio del film di Garrone, che in questa Roma tutta giallina, tutta anche giallini nel senso di tosta, pesante, una Roma che non te la manda a dire, una Roma così, così fatiscente da essere affascinante. Sappiamo benissimo che Garrone è attratto dagli orrori e dagli errori dell'urbanistica, come le vele a Scampia, e qui quindi Villaggio Coppola nell'Imbalsamatore, e qui appunto arriviamo in questo litorale romano che sembra il Far West, sembra anche Mad Max, sembra lontano da tutto. C'è un negozio Dogman di un signore che lava i cani e fa amore, amore, è carinissimo, Marcello parla così, stay, amore, dolcezza, non facciamo il bagnettino, ha questa vocettina Dogman. Vicino a lui c'è un compro oro, un signore anche lui vestito di giallo. Il film, essendo Garrone un ex pittore, lo vedete già da qua, il film è tutto giallo e non è un giallo come genere cinematografico, però mi piace perché quando va verso più l'oscuro diventa rame, poi appunto oro, l'oro, compro oro, il negozio che sta vicino a Dogman, ma e poi c'è Zabaglione, ci sono tanti livelli ocra, tanti livelli di giallo, fino a un finale dove irromperà un qualcosa che mi ha ricordato addirittura Guerre Stellari, ma pensate un po'. Allora, in questo tipo di Roma, non Roma, in questa realtà come sempre trasfigurata da Matteo Garrone, fattaccio di cronaca nera, Pietro De Negri, Ercanaro, se ve lo ricordate è un fattaccio raccontato in un libro di Vincenzo Cerami intitolato Fattacci del 97, dove c'era anche l'altro fattaccio legato al Nano di Termini da cui Garrone trasse l'Imbalsamatore. Ecco, è un Garrone dalle parti dell'Imbalsamatore, è un Garrone che va in concorso a Cannes, l'Imbalsamatore andò a Cannes ma non in concorso, era ancora giovane Matteo, cioè era del 2002. Qui torna questa squadra vincente della rielaborazione in chiave pittorica della cronaca nera, e quindi Ugo Chidi, Massimo Gaudioso e Matteo Garrone in sceneggiatura, esattamente la stessa squadra dell'Imbalsamatore. Imbalsamatore era un mestiere anche lì come titolo, Dogman è il negozio ma è anche il mestiere di questo signore che ha a che fare con una persona molto più grossa di lui, anche Peppino aveva a che fare con una persona più grossa di lui, Valerio, lì c'era un rapporto anche sessuale, qui non è troppo omoerotico questo rapporto, c'è qualcosa che ha a che fare però anche con la proiezione che Marcello può avere di sé attraverso la forza di Simoncino, questo ex pugile ispirato a Giancarlo Ricci, al vero Giancarlo Ricci, laddove Marcello è ispirato al vero Pietro De Negri, e questa storiaccia diventata gialla funziona molto bene per la prima parte, è anche molto umoristica come capita a Garrone negli ultimi anni, e soprattutto il rapporto tra Marcello e i cani, appunto questo suo modo di parlare, questo suo modo di trattarli. Lui vorrebbe forse, anche Simoncino viene identificato come un cane sciolto, viene detto da qualcuno. C'è, insomma, il film è molto il rapporto appunto tra Marcello e Simoncino, laddove nell'Imbalsamatore il film era il rapporto tra Peppino e Valerio. Uno piccolino, un nano, e uno gigantesco Valerio nell'Imbalsamatore, qua uno mingherlino e uno bello grosso, interpretato da Edoardo Pesce. Invece Marcello è il bravissimo Marcello Fonte, Simoncino Edoardo Pesce, e questi due... C'è anche un po' una scena che mi ha ricordato molto molto l'Imbalsamatore, vedete, è un autore che sente anche il peso di essere un autore, Matteo Garrone, quindi non c'è niente di male per me che amo molto il cinema di genere, quando un autore rifà praticamente un suo film a distanza di 16 anni, rendendolo anche più international a partire dal titolo, dall'Imbalsamatore passiamo a Dogman,
invece che Ercanaro o Il Tolettatore di Cani. E quindi è un film che mi è piaciuto molto perché ha una struttura, mi è piaciuto molto soprattutto nella prima parte. Verso la fine, un po' come succedeva a Reality prima del grandissimo finale, il film cala leggermente, però è un buon rientro di Matteo Garrone. Non è un film epocale della sua filmografia, per chi lo ama è molto molto simile all'Imbalsamatore e non c'è molto di più. Per chi non lo conosce sarà l'incontro con un fattaccio di cronaca nera rielaborato da questo bravissimo regista romano che purtroppo per me non funzionò con il fantasy, non funzionò affatto con il racconto dei racconti. E andò verso Reality cercando di fare anche una satira sulla società dello spettacolo. Bellissimo finale, ma un film che poteva essere ancora molto più bello, ma insomma che mi piacque abbastanza. Questo Dogman è un rientro di Garrone nella convenzionalità del suo cinema. E poi c'è questo sapore di Darth Maul, di Guerre Stellari, ma com'è possibile? So che Garrone ama molto il cinema americano, per Reality si era rifatto a certi cartoni animati della Pixar per le dimensioni dei personaggi e per i colori. Qui chiaramente mi sembra che lui abbia visto Darth Maul e se lo sia ricordato. Non posso aggiungere altro. Allora, molto bravi gli attori, Edoardo Pesce è specializzatissimo ormai in questi ruoli. Sia a partire da Romanzo Criminale che anche Infortunata, era molto prepotente e potente, ma io l'ho trovato magnifico in Cuori puri di Roberto De Paulis, è praticamente lo stesso personaggio. E per quanto riguarda Marcello Fonte, c'è un bel uso di Garrone, di un attore poco conosciuto, come fece con Aniello Arena, fantastico in reality. C'è Aniello in questo film, mi piace tantissimo a me Aniello Arena. E c'è, torna in un ruolo fortissimo collegato alla polizia. Il film cala nella seconda parte, fino a quel momento è praticamente perfetto. Quindi, dovendo fare una media, un bilancio finale, è un buon Matteo Garrone. Mi piacerebbe tantissimo se vincesse qualcosa di importante al Festival di Cannes. E comunque, è un autore che è arrivato ormai a un certo punto della sua carriera si trova a dover fare i conti con la sua carriera, esattamente come ha fatto Gabriele Muccino con A casa tutti bene. E quindi io capisco, comprendo perfettamente che in alcuni momenti si possa e si debba un pochino giocare in difesa e tornare a rifare l'imbalsamatore 16 anni dopo. Dogman di Matteo Garrone, eccolo qua, momento di cani fantastici, come so i cani sono fighissimi nel film. C'è un momento con cane tra i più belli che ho mai visto nella storia del cinema per me, che, insomma, quindi sì, devo dire che c'è un momento di grandissimo cinema con i cani. Non sono ironico perché per me Show Dogs di Raja Gosnell è un ottimo film, è un'arte fare film con i cani, da Rin Tin Tin a Lassie a The Artist, e anche con i cani in CGI come il Jack Russell di Ten Ten. E bisogna essere veramente molto bravi. C'è un momento in cui Matteo Garrone si entra a tutti gli effetti nella mitologia del grande cinema con cani come Quattro Bassotti a un danese e Brutus, che è uno dei miei film preferiti con cani, perché non ve lo posso dire, ma insomma è molto molto bravo. E quindi i cani sono, devo dire, molto divertenti. C'è proprio anche un momento di show alla Show Dogs, divertentissimo. E quindi, se siete amanti dei cani, soprattutto la prima parte, vi piacerà molto perché questi ragazzi sono presenti, hanno una grande personalità e Garrone è bravissimo a riprenderli e a creare anche dei momenti di comedy tra Marcello e i cani. Dogman! Continua la dogmania. Ciao, Bad Taste!